Amici di Mirato di Lato, bentornati. Altro pennello di Frank Shaving che mi è stato inviato insieme al tasso di cui ho parlato la volta scorsa. Questo è un sintetico, per l'esattezza ciuffo di scoiattolo sintetico, chiamato Synthetic Squirrel, quindi scoiattolo, sì. Trattamento antibatterico, anallergico, quindi dovrebbe essere un nodo adatto a chi magari soffre di allergie e sensibilità date dai depositi di microrganismi sul pennello. Questo è quello che è dichiarato sul sito. Il manico in plastica, un po' dalla colorazione anche no, un po' circense, fa pensare un po' a clown, però pagliaccetto ce n'è uno solo. Crescita di 5 giorni, ste crescite strane perché devo ancora rientrare in fase con le tempistiche dopo le ferie, insomma, questo è quello che succede. Crescita di 5 giorni che verrà gestita, intanto fatemi allagare un attimo il sapone, e questo è un sapone che va allagato. Ecco qua, bello scrizzo d'acqua per tutto il bagno. Ah, è arrivato fino alla telecamera. Vabbè. Crescita di 5 giorni, dicevo, chi può gestire una crescita di 5 giorni in maniera così decisa, se non il caro leader? Ecco qua, il Boyu T100, prodotto in Corea del Nord, distribuito in Cina, eccetera eccetera. La lametta che ci metterò dentro è una 7 o'clock super platinum, questa qui, questa grigiona, che penso mi abbia dato Michele, non vorrei ricordare male. Michele, dimmi tu, se non sei stato tu, chi è stato? Grazie assai, caro leader, me l'ha dato Patrizio, il buon Patrizio Lattanzi. La campanella giapponese che continua a tintinnare, mentre il sapone che vado ad utilizzare, il sapone After, il regalo di Marco Pisapia. Praticamente oggi io non sto usando niente di mio, cioè niente che, che abbia acquistato io. Sti rasoietti interessanti, ma c'hanno purtroppo, hanno Manuel, dai, su, l'italiano, mettiamocelo nei video. Le lamette sporgentissime ai lati, sporgentissime, quindi dicevo, sapone After, regalo di Marco Pisapia, quindi Dante Toscana Factory Lab con l'RTV After. Ecco perché dicevo devo allagare il sapone, perché ci vuole parecchia acqua all'interno, e infatti sta bello che non so se si vede l'acqua che annega il sapone. E quindi mi sciacquo il viso e mi sciacquo il viso, poi ne parliamo, e poi vediamo un po' di prelevare di fare il prelevone. Questa volta la promozione c'è, c'è ed è bella incazzata anche. Olè. Vediamo sto scoiattolo, no?
acqua, tanta. Vai con le manate, iniziamo con queste manate, va. Oh. Più acqua ci metto qui e meglio è. Io un'altra poi ce la metto. Frusta, eh? È un bel frustino. Infatti ho spalmato sapone ovunque. Cioè, è un delfino questo. Delfino del Pescara. Scala calcio, ma il calcio non me ne frega niente, però è il delfino, che devo fare? Che c'è che mi pizzica? Sapone, tutto là. Ma Boyutti 100, quindi il caro leader con dentro una 7 o'clock super platinum bounce. Vi devo chiedere una cosa, esiste una 7 o'clock che faccia schifo? Fino adesso stanno riallungando le basette, qui via via si allungano.
Puntino che ho sentito, è un peletto, peletto incarnito. Sì, allora, togliamo un po' di saponazza in eccesso, ma vediamo. Oh, preciso, eh? Preciso e perfetto. Primo giro concluso, andiamo col secondo giro. Visto una setola, eh? Setola, la fibra. Ho un capello mio. No, del pennello, del pennello. Controvedo io spennello perché tanto sapone ha già reagito, quindi a meno che non mi accorga di prodotti che magari hanno bisogno ancora di sviluppare, allora sì, lì faccio un po' di montaggio anche nel secondo passaggio, ma solitamente no. Mi meraviglio però di quelli che spennellano direttamente al primo passaggio. Fatelo fa sto montaggio, no? D'acqua, un po' di prodotto che sviluppa, facciamoli reagire questi saponi. Eh? Che dite?
Eccoci qua. Ok. Rasatura pazzesca. Perfetta. Però poi, come i piatti lavati con svelto. Ma quello è un altro prodotto. È vero, Gianni? È un altro prodotto. No, qui c'è un po' di dermatite. Devo lasciare scoperte le basette, c'è poco da fare. Rasura pazzesca, perché? Perché? Perché il caro leader, che è un rasoio con un carattere, nonostante 2 euro di metallo stampato, con Toscana Factory Lab, dalla scorrevolezza veramente estrema, con una 7 o'clock all'interno, una 7 o'clock super, super platinum, che mi ha veramente fatto appunto chiedere, ma esiste una 7 o'clock che faccia schifo? Ce ne sta qualcuna che non è buona? Non lo so, vabbè, vedremo. E, ma mi sa che le ho provate tutte. Come Roku, le ho provate tutte. Vabbè, ciao. Ma oggi veramente il video deve essere sul pennello, in teoria. Un po' così, un po' qua e un po' là. Il pennello, questo scoiattolo volante qua, questo fake squirrel, insomma, un po' rigido in viso, ma qui ultimamente circolano ciuffi sintetici che pare abbiano bisogno di attivazione come i maiali, o meglio, di rodaggio. Un ciuffo sintetico che ho presentato qualche video fa, primo utilizzo, secondo utilizzo, invece, sì, funzionava bene. Che è sta storia? Che cos'è questa storia? Quando i sintetici di qualche tempo fa li mettevi in viso erano già a posto così, o comunque davano poi nel tempo lievi segni di cedimento, ma non diventavano un altro pennello. Qui pare che l'andazzo sia quello, vabbè. Però alla fine va bene, insomma, ok. Si discosta un po' dai pennelli sintetici che uso solitamente io, dallo Yaki Ferrari, dal Bruce e da altri. Ho buttato un occhio. Ah, sta arrivando un altro sintetico, eh. Poi vi racconto tutta la storia e lì poi ho da salutare un carissimo amico. Comunque, io, visto che il prodotto, lo strumento, è stato inviato da Frank Shaving, vi lascio come sempre il link in descrizione. Sconto 10%, codice MIRADIDRADO10, se non dovesse applicarsi da solo dal link, inseritelo voi e avete un 10% di sconto. Il link è affiliato. Ok, io direi di andare con l'after di Dante. L'after di Dante, molto abbondantissimo. Abbondante. Bruciore meno uno, ciò significa rasatura relax per la pelle. E io qua spalmo, che devo fare? Spalmo. Come se dovessi prendere il sole, eh? Io spalmo. Voi spalmate? Attenzione che poi arriva Spalmen, eh? E sapete cosa fa? E sapete cosa fa? Quindi, il pennello mi ha colpito più che altro nella descrizione che c'è sul sito, proprio per queste sue caratteristiche antibatteriche, antitutto, antiproiettile, e anche se poi effettivamente un pennello sintetico non so quanto possa trattenere, perlomeno non so quanto possa essere terreno fertile per il proliferare di batteri. Certo, tutto può essere terreno fertile, però bene o male noi usiamo dei saponi, poi
li sciacquiamo i pennelli, magari vedo gente che mette il pennello in acqua, lo lascia per un po'. Certo, occhio a lasciarlo in acqua per un po', perché anche l'acqua tende ad essere, no? Tende a creare un ambiente idoneo alla qualsiasi proliferazione, quindi poi non sappiamo mai che cosa andiamo a far crescere dentro quel bicchiere, eh? Quindi io quando metto un pennello in ammollo per tanto tempo, sia per attivarlo ma anche per riattivarlo, come ultimamente ho fatto per il pennello del canale, per il nostro tricolore, e l'acqua la sostituisco poi spesso, in maniera tale da avere la certezza di un... Ma qui vedo il fondo già, si vede già il fondo? Mi sa di sì. Però ce n'è tanto ancora di prodotto, che faccia il buco al centro è un po' come dire, no? Cavolo, inizia la chierica, sì, ma di capelli ho la voglia, e poi di colpo, cosa che a me non riguarda. E non mi dite nei commenti per ora, perché se a 42 anni sto così, c'è chi la chierica da mo, ma da mo. Di che volete sapere ancora? La mette? Il rasoio? No. I prodotti? Toscana Factory Lab? Dante? Di che volete sapere? Vabbè, io sul sapone feci un video, al di là del video in cui l'ho utilizzato la prima volta, ma il video che mi piacerebbe che riguardaste nel caso in cui questo prodotto voi non lo conosciate, e ve lo metto qui a fine video in questa posizione qui, dove ho la mano adesso, qua sotto. Si vede bene, sì, dovrebbe essere qui sotto. Un video in cui mostro il montaggio di questo prodotto con gli Achiferrari, montaggio un po' come quello di oggi, un po' più presente, però sarà che lo Achiferrari lo conosco, qui è il pennello nuovo, quindi magari devo ancora imparare un po' di cose, ma quello è il video in cui mostro veramente come funziona questo sapone. L'After mi ha lasciato la pelle buona, ottima. La sensazione di adesivo appiccicato è già sparita, quindi a posto così. Metto a posto e me ne vado, perché fa caldo qui dentro in una maniera impressionante. Vi ringrazio come sempre per aver visto il video fino a questo punto. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete strumenti di questo tipo. Ultimamente io vedo i manici di Frank Shaving, di questo tipo qui, magari di altre colorazioni. Se avete questo ciuffo, come vi trovate? Se lo utilizzate da più tempo e avete notato effettivamente questa sorta di rodaggio, ok? Fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video, chiaramente. Grazie ancora, ciao da Manuel e da Mirado di Lado.